Bene, cari amici, proseguono le puntate a sprombattuto di Chi tiriamo un ballo 15 minuti con. Avete visto in questi giorni tanti servizi di Mino Luxardo, soprattutto di Carlo Barbero che è la pietra fondante di questa trasmissione. In questo 28esimo appuntamento Carlo ha trovato un altro grande personaggio. Si tratta di Raffaele Regge, un ragazzo che non ha bisogno di presentazioni, savonese, veramente bravo, e dove canta ha un successo strepitoso. Carlo Barbero, come sempre, lo ha trovato, lo ha ospitato al Club Vela di Pegli, che ringraziamo sempre, e ha realizzato questa bella intervista. Vediamola assieme. Mattinata al Club Vela Pegli, soleggiata e afosa, ma molto simpatica, perché sono con il mio amico Rafael, che deve raccontarci un po' di cose, tra l'altro l'uscita del suo nuovo disco. Ciao Rafael. Buongiorno Carlo. Allora, bellissima mattinata, appunto sono contento perché porto un po' di novità. Bene. Sono finalmente fuori su tutte le piattaforme, Spotify, Apple Music e quant'altro, con il mio nuovo album che si chiama Time Out. Per Time Out, cioè... Time out. Fermiamoci un minuto. Esatto, e di questi tempi è tanta roba. Hai collaborato con qualcuno per questo disco o è tutta roba tua? Allora, dal punto di vista compositivo, di scrittura proprio della musica e delle parole, è tutta farina del mio sacco. È partito da miei provini, proprio voce e chitarra, qualcosina da, che ha scritto mio fratello, quindi che anche lui è un autore, quindi tutto in famiglia. Poi l'ho sviluppato piano piano, facendolo suonare ai miei musicisti, quindi subito è stato un disco sviluppato totalmente in analogico, nel senso tutto suonato. Poi piano piano con Leonardo Gaetani, che è il figlio di Lucio Gaetani, fondatore dei Modena City Ramblers tra l'altro, ed è il produttore della mia etichetta Bizzarri, ci siamo messi poi in studio, abbiamo deciso ok, qua rimodernizziamo questo, togliamo quello, ci siamo messi poi a giocare digitalizzando un po' quello fatto strumentale. Il risultato è stato questo bell'incontro, diciamo, tra una bella congestione tra ritmi tradizionali e suoni moderni, e ho voluto scegliere, proprio per scelta, ho voluto dare spazio in questo album intanto alla lingua italiana. Sono tutte canzoni in italiano per la prima volta, dopo due album con la band Easy Skankers, dopo due album solista, tutto in inglese, pensato per un mercato internazionale. Proprio da un ritorno, da un viaggio in California nel 2017, mi sono detto sì, bella l'America, per però, carità, però non c'è nulla che non abbiamo già qua, è migliore, è più genuino, spesso sì, se parliamo comunque di prodotti di cibo, di qualità del mare, certo, dell'aria, cioè abbiamo veramente, siamo nel paese più bello del mondo, almeno per noi che ci siamo nati, questa è casa nostra, quindi questa è la prima riflessione che mi è scaturita. Io non ho mai cantato nella mia lingua, quindi mi sono messo lì e ho detto, già che ci sono a fare questa piccola rivoluzione, voglio farne un'altra, ovvero ho sempre cantato su musica reggae fino adesso, ma reggae è solo una parte di me. Io sono cresciuto ascoltando il soul, il funk, il pop di Michael Jackson, piuttosto che anche il pop di Venditti, perché mio papà ascoltava veramente di tutto, e quindi ho detto grazie al cielo ho trovato sin da giovane, diciamo, spazio nei canali reggae, in quelle situazioni lì, però appunto non sempre avrei voluto fare quello che avrei voluto. Il lockdown, arriva il lockdown. Questo lockdown ha aiutato un sacco di gente in un modo o nell'altro. Capito, è lì il primo grande time out, nel senso. Poi personalmente poco prima, un anno prima, mi sono separato dalla madre dei miei figli, quindi puoi immaginare che con due bimbi piccoli è una rivoluzione, quindi veramente prima mi si è fermato il mio mondo e poi il mondo intero, nel senso. E ti dico, scusa, non ti nascondo che per un attimo sono stato anche bene, perché ho detto caspita, per una volta c'è un problema globale e non ce l'ho solo io. Quindi sai, a volte serve tirare il fiato. Assolutamente. Tra l'altro ti volevo chiedere una cosa. Tu tanti anni fa, ci siamo incontrati più di una decina d'anni fa, dove stavi, non dico cominciando, però avevi l'intenzione di fare veramente il professionista. Tu ti sei creato il tuo giro, il tuo mondo, anche perché oggi vivere di musica è difficilissimo. Però tu sei riuscito a crearti un personaggio, a crearti una tua strada e sei arrivato dove sei arrivato. Beh sì, diciamo che dalla mia ci sono gli anni. Ho iniziato a fare live esattamente 20 estati fa, il 2003.
ed erano ancora tempi, nonostante fossimo veramente giovani, avevo 16 anni, però comunque c'era un fermento culturale giù a Ponente. Io appunto ho iniziato a Savona, dove sono nato, e mi chiamavano proprio gli assessori dei vari comuni, quindi c'è proprio, se suonavi eri chiamato. Questo ha fatto sì che maturassi veramente tanta esperienza, tanto che oggi mi sento più a mio agio sul palco che sotto. Grazie a questa cosa sono sempre riuscito anche a fornire un tipo di spettacolo in base alle esigenze del committente, nel senso non mi sono mai posto questo sono io, prendere o lasciare, ma ti posso dare uno show con la band, uno show in duetto, in trio acustico, uno show col DJ, ho fatto 1000 ospitate con gli altri. Secondo me questa è una formula che aiuta comunque a farti girare, a farti crescere. Spesso sono andato in certi posti anche all'estero da solo, l'anno dopo con la band, perché da solo ho conquistato l'attenzione necessaria poi per farci tornare tutti. E è difficile, per 6-7, per una decina d'anni sono riuscito a fare solo musica. E ti dico la verità, prima del lockdown, della pandemia, c'è stato anche il periodo Bataclan, nel post Bataclan, dove c'è stata questa pericolosa ondata di atti terroristici, per cui in via preventiva in tutta Europa hanno dimezzato le capienze dei locali, hanno smesso di concedere le piazze per la musica dal vivo, e puoi immaginare che la prima grande inflessione in 3 anni è lì, perché la gente non è che dimezza il cachet perché tu dimezzi le capienze. Certo, e quindi bisogna un po' inventarsi. Poi, come parlavamo prima, è imprescindibile oggi l'aspetto social. Noi siamo gente del secolo scorso, io mi considero veramente più vicino. Nonostante che sei 30 anni, sei giovanissimo. Però siamo cresciuti in analogico. Il disco ai tanti tempi lo dovevi aspettare, una volta che ce l'avevi tu lo godevi, c'erano dei momenti che dei ritmi scanditi ben precisi che ti permettevano di veramente assaporare le opere. Oggi è tutto usa e getta, velocissimo, certo, è proprio difficile convincere uno. Senti un po', ma anche mentre lavi i piatti o guidi in autostrada, ascolta il disco. Siamo presi da 1000 cose, dalla notifica, dall'uccellino che passa, mentre secondo me invece è importante, soprattutto con quello che vale, la musica, un bel film, un bel libro, un bel bicchiere di vino, una chiacchierata, prendersi il tempo che ci vuole. E per quello è uscito Time Out. E per quello. Ascolta, una domanda un po' particolare che più o meno faccio a tutti, alcuni la chiamano la domanda Truman, vabbè, qualcuna la chiama la domanda un po' così. Ci sono un sacco di talent, non ci hai mai pensato tu? Invece sì, sono andato a The Voice, sono finito The Voice su Rai 2 ed era il 2019. E ora, non mi pento, diciamo, della cosa in sé, mi pento della tempistica, nel senso che ci sono arrivato che ero già un artista fatto e finito. Avrei dovuto andarci a 20 anni, come per esempio Annalisa, che salutiamo, che tra l'altro auguroni perché si sposa, tra l'altro. E lei è stata fantastica perché è andata a Amici nel 2010, era ancora c'era tutto il tempo di sviluppare un discorso. Adesso uno come me, che già all'epoca avevo 33 anni, così spaventa un po' la discografia. Te sei già on the road da quasi 20 anni, sai bene quello che vuoi fare, non sei così manipolabile. Quindi sono andato a The Voice, la prima fase è genuina, comunque quando ti giri, quando il coach si gira è genuina. Certo. Poi è chiaro, immagino che subentrano altri discorsi, nel senso quanto l'età del cantante, la vendibilità, la fruibilità, quindi è stata una bella botta mediatica, tant'è che uno dei pochi video che hanno superato il 1 milione di view su YouTube è proprio quello. Beh, è proprio quello la su televisione The Voice. E poi un bel ricordo, perché ci ho portato i miei figli, c'era mia madre e mio fratello in trasmissione, quindi è una cosa che rimarrà per sempre. Ecco, hai usato una parola che mi ha incuriosito un po', manipolazione, perché appena arrivi lì, se non sei ancora un artista fatto e finito come te, sei soggetto a essere manipolato. Assolutamente, plasmato, cioè loro, le discografiche oggi devono creare l'artista, oggi come ieri, però oggi viene richiesta, diciamo, una vendibilità online. Devi essere, più giovane sei, diciamo, più è facile lavorare con te. È più facile che ti dico: guarda, devi postare questa foto con questa maglietta alle 9 del mattino, piuttosto che guarda, devi cantare sta canzone, ma mi fa cagare, vabbè, te la devi cantare. Cioè è molto più controllabile artisticamente un artista più giovane, più inesperto, che uno che ha già magari le sue idee, la sua direzione artistica. Ecco, questa qui te la faccio
te la faccio la domanda perché mi interessa molto. Allora non amano molto un artista, anche giovanissimo, ma di personalità? Preferiscono uno che personalità ne ha poca o non ne ha addirittura? Diciamo che se parliamo di grande discografia parliamo di business, se parliamo di business parliamo di soldi, e se parliamo di soldi appunto è il mercato che comanda. Quindi più che uno con personalità, noi preferiscono uno personalizzabile. Personalizzabile, certo. Il punto di incontro qual è? Quando ne trovano uno che ha la personalità che incrocia i gusti del mercato. Per quello che oggi ti vedi gente col dente d'oro, sembra una roba, perché appunto si è spostata l'attenzione, non è più la musica, adesso la musica è un contorno, è il personaggio. Quindi c'è a chi la spara più alta, a chi e purtroppo è così. E io mi sento molto molto legato al secolo scorso, no? Quando appunto per dimostrare il tuo valore dovevi salire su un palco. Ed eri bravo, se non eri bravo non facevi strada. Tornavi a casa. Ma ha fatto segno il mio capo qui che abbiamo ancora 3 minuti, ti facevo ancora la domanda. Chiaramente tu hai dei email, uno di un locale, uno che ha bisogno di te, dove ti può trovare? Beh, sui social sicuramente, Raphael Music su Facebook e su Instagram, poi c'è il mio sito mynameisraphael.com, ma grazie al cielo in questi 20 anni hanno fatto sì che se tu vai su Google e scrivi Raphael Reggae esce fuori la mia faccia. Volevo anche ricordare appunto e salutare Tommy Cuti, con cui ho fatto il singolo Italiano a metà, che su YouTube andate a vederlo, e Awa Fall, Foresta e Miriam Masala, che sono i 4 featuring del mio disco, e veramente andate ve la sentire. Zibebuna come sempre, assolutamente. Tutti gli amici di sempre. Programmi futuri, qualche bella serata in giro? Guarda, sì, adesso starò a fine mese, il 30 di giugno, a una One Love Reggae Festival su in Trentino, poi ho altre serate, un festival in Grecia ad agosto, qualche serata a Ponente, a Savona, piuttosto che a Pietra Ligure a luglio ad agosto. Pian piano sta arrivando qualcosina, qualcosa ho già fatto, ero in Calabria e Bergamo lo scorso weekend. Praticamente giri tutta l'Italia e l'Europa. Meno male, si è ripartiti. Allora, col grande Raphael Reggae, dal Club alla Peli vi salutiamo. Simpatica chiacchierata. Spero che voi vediate noi, ma vediate lui. Da Carlo Barbero, Raphael Reggae, alle prossime. Ciao. Grazie a Raphael Reggae, grazie a Carlo Barbero. E grazie naturalmente al Club Vela di Pegli. Vi saluto caramente, appuntamento alla puntata numero 29 che è già nel cassetto.